Secondo il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più del 40% della popolazione europea è in condizioni di salute che richiedono interventi di fisioterapia necessari non solo per evitare seri risvolti sul benessere, la qualità di vita e le capacità lavorative delle persone, ma anche per risparmiare anni vissuti con disabilità. Tanti però non ricevono le cure necessarie. In Italia, secondo le stime della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, potrebbero beneficiare della fisioterapia circa 27 milioni di persone, di cui oltre il 60% per motivi legati principalmente a disturbi del sistema muscolo-scheletrico. E proprio sulle patologie reumatiche dell'apparato muscolo-scheletrico si è focalizzata la giornata mondiale della fisioterapia, celebrata anche a Vibo Valentia, e mirata a sensibilizzare cittadini e istituzioni sul contributo che questa disciplina può dare alla salute delle persone. Il tema scelto della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista è stata la fisioterapia in tutti i luoghi di vita. L'appuntamento di Vibo Valentia si è caratterizzato per una sorta di doppio binario scelto: una prima parte dedicata ai temi istituzionali e scientifici della professione, una seconda parte di carattere culturale e letterario con il recital del gruppo teatrale dell'associazione Grecalis di brani tratti da tragedie greche sul tema «Dal dolore la conoscenza». La linea che ha seguito la Federazione Nazionale è la fisioterapia in tutti i luoghi e in tutte le fasi di vita. Noi abbiamo organizzato oggi un evento suddiviso in due sotto-eventi differenti, una prima parte scientifica e una seconda parte artistico-letteraria, dal titolo «Dal dolore la conoscenza». È veramente bello pensare che fino all'anno scorso eravamo al di fuori della porta in attesa di costituirci e oggi siamo a tutti gli effetti parte integrante del sistema. Oramai siamo un ordine professionale autonomo. Grazie a questo decreto abbiamo una casa comune facilmente identificabile non solo dai cittadini ma anche dalle istituzioni. Noi vecchi anziani fisioterapisti al servizio delle nuove generazioni, avendo prodotto dei risultati straordinari, cioè tutto quello che noi 30 anni fa sognavamo per la nostra professione, per essere presenti più capillarmente sui territori e per avere una nostra autonomia, adesso è una cosa fruibile, ma la si è ottenuta nel tempo, con le nostre battaglie, con le nostre intenzioni, perché non è stato facile. Abbiamo lavorato con le associazioni di categoria e questo quindi oggi è una grandissima vittoria che abbiamo avuto, e poi celebrare la giornata mondiale della fisioterapia a Vibo per me è una cosa veramente importante, quindi ringrazio l'Ordine, lavoreremo insieme all'Ordine per dare più competenza ai nostri iscritti gratuitamente, faremo dei corsi il prossimo anno e quindi gli anziani a supporto e a sostegno delle nuove generazioni fortemente preparate, molto molto competenti, e questa è veramente una grande soddisfazione.